non è ritenuto più fare il Saverio Romano. Amici, amiche, un affettuoso buonasera a tutti. Io di solito sono una persona che parla col cuore, ma ho voluto, siccome di solito quando si parla col cuore si finisce con un limitare il tempo, ho voluto contenere poche parole in pochi fogli. Devo innanzitutto ringraziare il mio carissimo e fraterno amico, l'onorevole Salvatore Buffaro, grazie al quale sono qui questa sera. E infatti grazie alla sua grande sensibilità verso tutte le tematiche familiari, se il nostro incontro casuale circa 2 anni e mezzo fa si è trasformato in una vera e propria profonda amicizia che poi sfociata in un dialogo che mi ha portato a scegliere di scendere in campo in questa meravigliosa realtà di partito che è l'UDC. È giusto che io mi presento. I miei figli vanno dall'età di 21 anni a quella di soli 4 anni. Sono felicemente sposata con Enzo, un uomo stupendo, con il quale ho costruito questa meravigliosa famiglia. La nostra è una vita intensa, ricca, anche se per molti insolita. Sono una donna impegnata in una vita che, come dice un mio carissimo amico giornalista, comporta una responsabilità pari, se non superiore, a quella di un consigliere d'amministrazione iperpagato di una delle numerose multinazionali che governano il nostro mondo. La mia giornata, dico, comincia alle 4:30 di mattina con la recita del Rosario, un momento di silenzio e di preghiera che mi concedo prima di affrontare il ritmo frenetico della mia giornata. Quindi via libera i lavori che non posso fare quando i bambini sono per casa. Alle 6:45 vado a messa, poi torno a casa, prepariamo la colazione, accompagniamo i bambini nelle varie scuole. Mi occupo anche di mia suocera che ha 85 anni, è l'anima della nostra famiglia e vive con noi. Curo la casa, cucino ed ecco che tutti a casa per il pranzo. Poi via vai pomeridiano, fatto di palestra, calcetto, amici dei ragazzi che vengono a studiare, riunioni a scuola dove sono rappresentante di classe e più della classe. Infine la cena e i preparativi per la giornata successiva, che spesso si protraggono fino alle 2 del mattino, soprattutto se ci sono eventi speciali, come per esempio un compleanno, per la precisione 12 in un anno a casa mia. Da circa 1 anno e mezzo, e questa è una cosa che intendo sottolineare, 1 anno e mezzo ho fatto un percorso all'interno dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, come coordinatrice provinciale per la provincia di Palermo. E lì, devo dire la verità, ho scoperto una triste realtà. Ho incontrato tantissime famiglie che, come la mia, si sono aperte alla vita senza limiti. Si sono aperte alla vita dando un sì consapevole, responsabile, non dai coscienti. Eppure si sono ritrovati all'improvviso abbandonati dallo Stato, con assenza totale di politiche familiari, abbandonati completamente a se stessi. Ecco, oggi io sono qui, scesa in campo, all'interno di un partito che io stimo e rispetto tantissimo per la nobiltà delle sue origini, per quello in cui crede, per i valori che porta avanti. Sono qui a difendere, tutelare, promuovere i diritti della famiglia, i veri valori della vita non negoziabili. E credetemi, in prima persona ho provato cosa significa dover difendere i veri valori della vita. Per ben 4 volte sono stata messa davanti alla scelta tra scegliere tra la mia vita e quella del bimbo che portavo in grembo. Non ho esitato, conosco bene il travaglio di ogni donna dinanzi a una simile scelta. Però credetemi, so quanto sarebbe importante proprio per questo, questa è una cosa che intendo sottolineare, anche lì attivarsi in una politica di sostegno per quelle donne che devono poter essere libere di scegliere di diventare madri e non libere solo di abortire. Non voglio rubarvi molto tempo, capite bene che il problema è così ampio che ci vorrebbero altre sedi per poterlo discutere. Voglio solo sottolineare una cosa: in questo momento, carissimo Presidente, è indispensabile centralizzare, mettere al centro della politica l'attenzione verso la famiglia. E la ringrazio dal più profondo del cuore. Se c'è un motivo, uno dei motivi principali per cui oggi sono qui è proprio grazie all'azione coraggiosa del nostro caro Presidente, che ha avuto il coraggio di difendere l'identità del nostro partito.
fare vera politica e di difendere un simbolo che alle spalle ha una storia nobilissima e che non poteva essere cancellata con un colpo di spugna da politiche e da minestroni che, credetemi, non sono per niente valide in politica. Da buona cuoca e massaia vi dico, il minestrone è buonissimo, ma in politica non funziona. Adesso chiudo dicendovi solo una cosa. Perché votare quindi UDC? Un voto dato all'UDC è un voto dato alla vita e alla famiglia. Grazie, concludo, Dio vi benedica.